Buongiorno da Whip Channel. Oggi volevo parlarvi di un'iniziativa importantissima e nobile. Un'idea nata da quattro giovani ragazzi che hanno deciso di rendere ogni evento un evento equo. Sono lieta di presentarvi Giulia Proietti e Carlo De Sanctis, ai quali porrò delle domande per spiegarvi meglio di che cosa si tratta. Giulia, volevo farti la prima domanda. Ci puoi spiegare esattamente di che cosa si tratta? Allora, EcoEvento è un'associazione senza scopo di lucro che è nata un anno fa e che si occupa di ritirare le eccedenze alimentari dagli eventi, quindi matrimoni, congressi e banchetti, di distribuirle in tempo reale a favore di mense enti caritatevoli. E quindi si tratta, di un modo per condividere un momento importante anche con chi è meno fortunato e ne ha più bisogno. Carlo, voi di mestiere fate altre professioni. Volevo sapere come è nata questa idea davvero nobile. Sì, noi siamo tutti professionisti, facciamo altro nella vita. Io sono architetto, Giulia, Francesco sono avvocati, mentre Giovanni è un web designer. E niente, ci trovavamo a un matrimonio, vedendo tutto il cibo che era avanzato, ci siamo chiesti che cosa se ne facesse a fine matrimonio. Abbiamo chiesto a un cameriere, il quale ci ha indicato il cesto dei rifiuti, e a quel punto abbiamo deciso di organizzarci per creare quell'evento. Giulia, io volevo sapere chi è il destinatario, quali altre associazioni appunto sono fornite da questo vostro servizio? Abbiamo una rete di circa 200 enti nella città di Roma e altrettanti nella città di Milano, dove abbiamo iniziato da poco, e che decidiamo a seconda sia della location dell'evento sia degli orari, perché chiaramente alcune mense possono recuperare il cibo anche di notte, altre invece no. Quindi, secondo una logistica, un'organizzazione interna, decidiamo il destinatario di volta in volta. Carlo, per chi volesse usufruire di questo servizio, cosa deve fare? In che cosa consiste? Semplicissimo, è sufficiente contattarci tramite mail o tramite il nostro sito internet www.ecoevento.org, segnalarci la volontà a donare le proprie eccedenze alimentari ad Ecoevento e quindi a persone bisognose. A quel punto noi ci mettiamo direttamente in contatto con il catering, con il quale stabiliamo un orario per il ritiro e ci occupiamo di tutto noi. Carlo, qual è il valore aggiunto dell'EcoEvento? Beh, innanzitutto si dà la possibilità a persone bisognose di mangiare del cibo di altissima qualità al quale difficilmente avrebbero accesso, quindi la condivisione dell'eccellenza del cibo anche a queste persone. E poi perché comunque chiamando EcoEvento si rende l'evento un evento equo e quindi si dà anche un'immagine di grande sensibilità sociale verso i propri invitati. Giulia, questo servizio ha un costo? Allora, il servizio di recupero delle eccedenze non ha un costo, essendo lo scopo istituzionale di EcoEvento. Chiaramente, trattandosi di un'organizzazione senza scopo di lucro, le donazioni sono sempre ben accette e ci sono anche vari modi per sostenerci tramite le bomboniere solidali o l'inserimento nella lista di nozze, a seconda appunto della sensibilità di ogni sposo.